Salve a tutti e benvenuti da Alberto in questo nuovo video sul guadagno online. Dunque, oggi volevo illustrarvi una PTC, direi la PTC più famosa che esiste sul mercato, che si chiama ClickSense. ClickSense è nata nel 2007 e attualmente sono già 10 anni che è sul mercato ed è molto affidabile nonché pagante. Dunque, questa schermata iniziale vi illustra in che modo si può guadagnare con questa PTC. Dunque, la prima riga sono i guadagni, questa qui è la mia schermata del mio account. Dunque, la prima riga sono i guadagni derivanti dalle ads, insomma, dalle cliccare le ads giornaliere. La seconda riga sono i guadagni derivanti dalla ClicksGrid, che poi vedremo cos'è. La terza riga sono i guadagni derivati dalle task, che sono i piccoli lavoretti, poi vedremo bene cosa sono. La quarta riga sono i guadagni che io ho acquisito tramite le offers, che poi vedremo cosa sono. Che qua ci sono i riepiloghi mensili, giornalieri, annuali. Qua sotto dove vedete movements sono i guadagni che mi sono stati pagati, i payout fino adesso, fondi se voi volete aggiungere dei fondi tramite PayPal per diventare utente premium o acquistare delle ads, io ancora non l'ho fatto, ma sono diventato come vedete qua sopra utente premium. Solo tramite i guadagni che ho acquisito in questa PTC, infatti queste sono le mie spese. Si diventa utente premium pagando 17 euro in un anno, poi vedremo che cosa comporta. Questo qui sono attualmente i miei ricavi che ho nel balance. Qua sono i guadagni derivanti dai referral e via dicendo. Dunque, questa sulla destra che vedete è la lista del bonus. Dunque, completando questa lista ogni giorno, voi avete a disposizione, come vedete qua, dei soldi in più che vi verranno accreditati il giorno successivo nel vostro balance. Questo qui è il totale che ho accumulato fino adesso in circa quasi un anno che sono iscritto a ClickSense e vediamo che questo totale, se notate, è superiore ai guadagni derivanti dalle ads, insomma, dalle pubblicità che si guardano giornalmente, quindi questo vi fa capire quanto è importante completare ogni giorno il bonus. Dunque, per completarlo ogni giorno basta che voi guardate 6 volte 6 ads, completate per 20 volte la ClicksGrid oppure dovete completare 10 task oppure 2 offers e guardare una volta il forum. Questo ogni giorno, dunque io sono utente premium, quindi posso guadagnare il 16% giornaliero se completo questa lista, perché si va ad aggiungere il 2% del click add-on bonus e il 2% del bonus attività. Se voi completate la lista ogni giorno avete questo 2%, se non la completate ogni giorno la perdete, ci dovete mettere 3 giorni per riprendere questo bonus attività. Gli utenti standard come bonus hanno un 7% totale, tra cui 5% normale più 1% click add-on bonus e 1% bonus attività. Dunque, essendo utente premium abbiamo anche il doppio delle ads giornaliere da vedere. Dunque, come si può guadagnare con ClickSense? Andiamo a vederlo qua. Dunque, la prima cosa, bisogna vedere le ads che sono quelle che ho già cliccate tutte fino adesso, ma ne vengono ogni giorno di nuove. Andate su View Ads e le cliccate tutte. Secondo modo per guadagnare sono i surveys e sono dei sondaggi. Vi
vi vengono inviati dei sondaggi e voi cercate di partecipare. Più sondaggi partecipate e più avete opportunità di guadagnare. Tenete conto che si completano in media il 10% dei sondaggi che vi vengono inviati. Altro modo sono le offers. Andate su offers e cliccate. Sono anche qua sondaggi oppure visione di video, che vi valgono come una offers, anche se vale un centesimo, ma questo vi serve per completare il bonus giornaliero. Dove si trovano per la maggior parte i sondaggi? Allora, il primo su persona L e Y, andate qui, cliccate. Adesso dice che non ci sono questionari per te, ma di solito qua qualcuno ce n'è ogni giorno. Potete guadagnare anche iscrivendovi a questi siti di casino oppure di slot machine o games, ma sono quasi tutti pagamenti, cioè dovete farvi il conto, poi vabbè, vi danno qualche centesimo indietro, ma io non consiglio di iscriversi, beh, consiglio solo di fare solo cose gratuite. Secondo punto, devo andare a prendere, vedere se ci sono dei sondaggi, è Peanut Labs. Voi entrate, adesso non ce ne sono, ma di solito ce ne sono uno o due ogni giorno, andate qua. Adesso non ci sono, poi anche questi sono delle offerte. Gratis non ce ne sono, video disponibili non ce ne sono. Terza offerta, dove andare a vedere se vi sono sondaggi e token ads. Voi andate qua, cliccate. Dunque, questi qua sono i sondaggi che voi potete vedere, se ci sono. Speak up. Poi ci sono anche Easy Survey. Questi qua sono tutti ovviamente gratis. Eccoli qua, Your Surveys. Questi qua sono sondaggi, voi andate su, cliccate e vedete se ci sono sondaggi disponibili oppure no. Qua potete vedere anche se ci sono dei video. Tutti qua. Video, adesso non ce ne sono, però se ce ne sono li guardate, vi vale un centesimo, ma vi serve, come vi ho detto precedentemente, per completare il bonus giornaliero. Altra sezione per vedere se ci sono sondaggi è Matomi. Ecco, guardate qua se vi sono sondaggi, adesso non ce ne sono, oppure vedere se c'è qualcosa gratis. Potete iscrivervi a questo sito, vi danno 23 centesimi se è gratis, ma potete iscrivervi una volta. Okay. Anche qua vediamo se ci sono video, voi cliccate qua. Ecco, non ci sono video disponibili, se ci sono li guardate che vi danno dei centesimi che vi valgono, come vi ho detto prima, per completare il bonus giornaliero. Un'altra sezione buona è Offertoro. Anche Offertoro offre dei sondaggi. Ecco, ce ne sono. Voi anche qua cliccate su di qua, vedete se è disponibile, altrimenti non verrà disponibile. Anche qui ci sono delle offerte, iscriversi qua, ma create un conto, deposito minimo 10 euro e vi danno poi 20, 202 euro, 2 dollari in cambio, mi sembra cosa che non è molto sensata, e dovete depositare un minimo di 10 euro per aprire il conto e fare solo offerte gratis. Oppure un'ultima sezione dove andare a vedere se vi sono sondaggi e trial pay. Ecco, guardate qua, sondaggi. Guardate qua, ce ne sono tanti. Andate, li cliccate tutti e vedete se vi sono sondaggi disponibili. E se vi sono, li fate. Le restanti sezioni non offrono grandi possibilità di avere sondaggi in cambio, quindi potete anche un po' tralasciarle. Quarto punto per guadagnare su ClickSense sono le task. Questi sono dei piccoli lavoretti che però insomma, direi che è la seconda, se non la prima fonte di guadagno di ClickSense. Ecco, guardate, questi sono dei lavoretti che vi vengono pagati
un tot di centesimo ad ogni task completata, più è facile e più vi viene pagato di meno. Con 2 centesimi è molto facile, 10 centesimi, 14 già un po' più difficile, infatti anche questo è in tedesco. Esempio, ho fatto questa qua, trovare il link di queste società in Facebook. Adesso le ho completate tutte perché anche le task hanno un numero prestabilito che quando lo raggiungete poi non ve le fa più fare. Cosa importante è l'accuracy, che cioè il livello di errore massimo che potete fare. Voi potete fare massimo il 30% di errore per ogni task. Se lo superate, cioè se andate sotto il 70% di accuracy, non vi fa più fare la task. Quindi io sono arrivato anche con 82%, una buona percentuale. Se avessi avuto tipo 69-68, anche se c'erano task disponibili, non le avrei potute fare perché ho fatto troppi errori. Per esempio, vi faccio vedere se lo trovo. Non c'è più. Non c'è più. Proviamo a vedere questa task se è disponibile. Ecco, questi qui sono task un po' più semplici, da 3 centesimi ognuna. Io qua al 92%, quindi sono entro il limite di errore. Vediamo, allora qua praticamente dovete trovare il prezzo e la quantità in questi scontrini dell'UPC segnalato. Abbastanza facile, trovate e segnate il prezzo e la quantità, e queste sono abbastanza facili. Vi servono anche per completare il bonus giornaliero, ce ne sono anche da 1 centesimo, come vedete qua, oppure ve ne sono altre, cinese, giapponese, coreano. Chi più ne ha più, chi sa quelle lingue, chi più ne ha più ne metta. Vediamo un altro tipo di task, l'ultima, questa qua. Da 1 centesimo qua, fatte 2, 95% di accuracy, sono nettamente dentro al margine di errore. Praticamente qua dovete identificare il prodotto che è più simile e poi segnarlo. Abbastanza facile, infatti è da 1 centesimo a task. Quindi queste sono le task. All'inizio voi non ne avrete tantissimo se siete appena iscritti a ClickSense, ma dovete controllare ogni giorno se ci sono, perché all'inizio siete a livello 0, io ho task da 1 che è più difficile, da 2 un po' più facile, da 3. Ogni volta che voi ne fate una, più ne fate e più salite di livello fino ad arrivare ai livelli qua che ho io. All'inizio ne avete solo da 1 centesimo, ma ripeto, più le fate, più aumentate i livelli e più avete anche quelle da 2, 3, 4, 5 centesimi o anche 10 centesimi. Quinto modo per guadagnare in ClickSense è la ClickSqueed. Questa qua, però si guadagna pochissimo, come avete visto, ho guadagnato quasi 11 mesi, $1,50, 8.000 volte che ho cliccato. È un quadratini di pubblicità, voi li cliccate, vi appare una pubblicità e potete vincere, come vediamo qua, 0,25, 0,10, 0,50 dollari, 1 dollaro fino a 10 dollari se siete fortunati come questi qua. 5 dollari. Consiglio qua di fare dei quadrati di 8, 9, 10 quadrati tutti assieme, tutti però uno vicino all'altro, così avete più possibilità di guadagnare. Qua se siete utenti premium avete 60 pubblici 60 tentativi al giorno, mentre se siete utenti standard ne avete 20. L'ultima cosa che voglio dirvi è di installare il ClickSandon, che vi dà il 2% in più sul bonus
e l'1% in più se siete standard, il 2% se siete premium. Andate qua, lo installate, c'è cioè sia per Google Chrome che Firefox o Opera, quindi è abbastanza facile. Praticamente è un'applicazione che vi segna se vi sono task disponibili, sondaggi disponibili, ads disponibili, il vostro totale, guadagno giornaliero, quello di ieri, quello che avete nel main balance, eccetera, insomma. Dunque, io per questa descrizione di ClickSense ho concluso. Vi invito ad iscrivervi al mio canale e anche a mettere mi piace al video se vi è piaciuto. E come ultima cosa, vi invito ad iscrivervi anche al mio canale su Guadagno Online di Facebook. Per iscrivervi a ClickSense c'è il link sotto il video. Io vi saluto e vi do l'arrivederci al prossimo video su Guadagno Online.